Librando. Libri in volo con Dante Cerati. Mia Valenti voleva iniziare a scrivere una storia, la sua, e così ha fatto. 27 anni, tanta determinazione e desiderio di farsi conoscere, una laurea e un dottorato. Mia è una fashion designer che vuole diventare una grande stilista, ma la sua carriera non è molto facile, anzi, è tutta in salita. Il tutto perché la sua capa, Veronique, è una donna attaccata alla poltrona e non sembra affatto pronta a darle il giusto risalto. Quindi, come ogni capo che non si rispetti, si prende sempre tutti i meriti e le fa vivere una vita da precaria, approfittando della sua disponibilità. Ma per fortuna la storia di Mia non finisce così e non finisce neanche qui. Infatti, come ci racconta nel suo romanzo autobiografico Il diavolo veste Zara per Mondadori Editore, Mia Valenti riesce ad avere una bella rivincita sulla sua supercapa e a raggiungere i suoi obiettivi tra rischi, amori, avventure e belle sorprese. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, eccoci a una nuova puntata della nostra rubrica dedicata ai libri, che naturalmente ha ospite l'autrice del libro Mia Valenti, che saluto e ringrazio. Ciao Mia e benvenuta. Ciao, grazie. Il diavolo veste Zara è un romanzo molto attuale che svela una realtà di precariato che condividono purtroppo molti giovani. Come mai hai scelto questo titolo per presentare la tua storia? Ma questo titolo è un po' una provocazione, cioè 10 anni dopo Il diavolo veste Prada mi sono chiesta che succede. Succede che le giovani precari, le giovani assistenti, le giovani donne si sono emancipate, che sono molto più agguerrite e molto meno disposte a rinunciare ai loro sogni professionali. Insomma, non basta incontrare il principe azzurro per mandare all'aria tutto quello per cui abbiamo studiato, lottato, fatto la gavetta. Quindi insomma il titolo è un po' una provocazione, cioè oggi il diavolo, tra virgolette, non è più la vecchia capa ma la giovane assistente alla riscossa. A Parigi Mia viene immortalata con un certo Francesco, il fidanzato della modella Cécile di cui si innamora. È davvero successo quello che ci racconti nel libro, anche nella realtà? No, ovviamente no, è un romanzo di narrativa, è una favola romantica e non mi è successa una scena così da film pazzesca come quella che ho regalato alla mia protagonista. C'è qualcosa di cui Mia si pente con il senno di poi di aver fatto per raggiungere i suoi obiettivi? Mia non si pente di quello che decide di fare perché lo fa con onestà, con tenacia, e anche se lei appunto è pronta a tutto per non farsi soccombere dalla sua capa che la sottomette, lei anche la stima e comunque si gioca le sue carte in modo pulito, lei non bleffa mai, non c'è niente di scorretto nel suo comportamento. Veronique Sibilla è il super capo di Mia, una donna pronta a tutto per rimanere alla ribalta. Cos'è che Mia disprezza di più di lei e che cosa apprezza invece? Mia apprezza il fatto che Veronique appunto ha fatto la storia della maison d'alta moda in cui lei lavora. Lei ha studiato le sue meravigliose creazioni e ha sempre sognato di essere la sua assistente. Lei dice: sono ancora l'assistente di Veronique, ma sono già l'assistente di Veronique. Quindi lei le riconosce tutto il valore e l'esperienza. Ovviamente però non disprezza insomma il suo modo di trattarla e anche il fatto che non le lasci spazio, che non l'ascolti, che non gli ascolta le sue idee, che sono quelle di una giovane stilista che può invece aiutare a svecchiare il brand in un momento di crisi come questo. Che cosa ha imparato Mia da Veronique? Mia da Veronique ha imparato il mestiere, ha imparato tutto, perché poi sono questi lavori come la stilista, la fashion designer, sì, tu puoi studiare sui libri, ma finché non ti trovi sul campo non ti misuri mai veramente, no, con il mestiere, quindi lei le riconosce moltissimo. Nel tuo lavoro tu hai sempre avuto la complicità dei tuoi colleghi? Sì, direi di sì. Io personalmente posso dirti che a dispetto insomma del precariato in cui viviamo tutti e in questa guerra tra poveri che ci sfiora di continuo, io ho potuto sperimentare sempre molta solidarietà, collaborazione, gioco di squadra, anche perché insomma se non ci uniamo tra di noi è anche difficile far rispettare i nostri diritti. Quindi personalmente sì, forse sono stata fortunata, però mi è capitato così. Il tuo libro ci accompagna per località che hanno toccato effettivamente la tua biografia. Qual è la città della moda per eccellenza, secondo te? Ma, oddio, Parigi è un po' il sogno, la città della moda per eccellenza, però non dimentichiamoci che l'alta moda è un'eccellenza tutta italiana, e è una cosa di cui andare fieri all'estero, che ci riconoscono tutti, i più grandi stilisti sono italiani, l'alta moda nasce a Firenze, non è un caso se questo romanzo è ambientato proprio a Firenze, insomma. Che ruolo hanno avuto i social e internet nella tua vita in passato e che ruolo hanno tuttora, Mia? Ma
Io, come tutte le ragazze di questi tempi, direi che sono un'appassionata di social, di tecnologia, uno smartphone e vivo, direi, abbastanza connessa con la rete. Sono uno strumento molto utile anche da un punto di vista professionale, oltre che privato, perché le vite sono sempre abbastanza frenetiche, dedichiamo moltissimo tempo al lavoro e purtroppo, per fortuna, anche i rapporti privati vengono salvati e recuperati anche un po' grazie alla rete. Mia, la protagonista del Diavolo Veste Zara, è assolutamente una manettona nerd fissata con la tecnologia, sta sempre attaccata al suo telefonino, non saprebbe vivere senza, e questa è un po' la linea comica del romanzo, insomma, che fa anche abbastanza sorridere. Cosa consiglia ai giovani che stanno impiegando anni e anni per raggiungere i propri sogni ma non ci stanno riuscendo? Consigli non ne so dare, perché vivo anche io questa realtà, quindi nei miei libri non c'è un insegnamento, un'educazione. Io quello che penso personalmente, che vivo sulla mia pelle, è che trovo che paradossalmente proprio in un momento difficile come questo valga la pena di inseguire i propri sogni e di impegnarsi per realizzarli. Tanto oggi è difficile tutto, cioè il posto fisso non esiste più, quindi anche scendere a compromessi è difficile, quindi paradossalmente forse proprio oggi è quasi un dovere morale non rinunciare alle cose in cui abbiamo creduto, insomma. Per terminare questa bella intervista, Mia, volevo svelare qualche cosa di più di te agli ascoltatori, perché infatti Mia Valenti non è il tuo vero nome e tra l'altro sei già stata nostra ospite con il libro 45 metri quadri. Perché questo cambio di nome? Sì, infatti io sono Sara Lorenzini, sono una scrittrice, sono il mio terzo romanzo Mondadori e sono già stata da voi per parlare di 45 metri quadri, la misura di un sogno. Mi sono divertita questa volta perché praticamente c'è stata sempre una forte identificazione da parte del pubblico, dei lettori, tra me e le mie protagoniste, specialmente in 45 metri quadri, non so perché moltissimi lettori mi hanno confuso con la mia protagonista. C'è un po' una sindrome da reality show dilagante per cui lo scrittore deve essere personaggio, deve raccontare la sua vita. Questa volta mi sono vendicata e ho reso la mia protagonista, il mio personaggio, lo scrittore, quindi questa è la storia di Mia Valenti. E con questo scoop termina la nostra intervista di oggi. Ringrazio naturalmente Mia Valenti, alias Sara Lorenzini, per essere stata in nostra compagnia oggi e ricordo agli ascoltatori il suo nuovo romanzo Il Diavolo Veste Zara per Mondadori Editore. Mia o Sara, grazie ancora e a presto. Grazie a te.